Eccomi qua. Ciao Vediamo se c'è qualcuno. Oggi ho un telefono nuovo. Ecco! Allora, ciao Franci, ti chiedo se mi vedi diritta o storta e se mi senti. Chiedo di farmi sapere questa cosa e lo chiedo anche a tutti quelli che mi stanno seguendo. Ah, e sentiamo super bene, benissimo. Ok, allora possiamo andare così. Ho tentato di farlo con il computer, ma c'è un'impostazione di browser che non funziona. Quindi ero pronta anche con il telefono e quindi ci siamo. Benvenuti a tutti. Aspetto qualche minuto per cominciare, ma intanto mi presento, sono Vaninka, ormai mi conoscete e oggi parte il nostro appuntamento, come tutti i lunedì, storie e filastrocche dal mondo. E oggi andiamo in un altro posto. Avevo preparato tutta una cosa, ma adesso così non si vede tanto bene, però magari provo a farvela vedere. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, guardate un po' qua. Vi faccio fare un tour. E poi vi faccio fare anche un tour di questo altro tipo. Ecco qua, giusto per capire. c'è anche Folletto Pixie. Ciao Roby. Benissimo, allora vi ho fatto vedere un po' di maschere, vi ho messo un post prima con una serie di strumenti perché dove stiamo andando oggi? Dove stiamo andando oggi? Dove stiamo andando oggi? Eccoci qua. Stiamo andando in un continente che ha bisogno di essere curato. Ah, sì. Ma che ha anche un sacco di ricchezze di tutti i tipi. E tantissime ricchezze, in particolare per quanto riguarda le tradizioni, le storie, le filastrocche, la musica. Ciao Camilla, ti sto vedendo che ci sei. Benvenuta. E quindi oggi ci faremo un giro in Africa. Ci siamo già stati qualche volta nelle scorse puntate, ma oggi andiamo in particolare, vi faccio vedere dove. Andiamo in particolare in quella che si chiama Africa subsahariana, cioè quella che sta in Occidente. Ciao Sabrina! E allora, ecco qua. Vedete, tutta questa zona qui si chiama Africa subsahariana. In particolare noi andremo in un paese che si chiama Senegal, di questo continente. Grazie Cami, sei troppo buona. Ma bando alle ciance. Oggi invece della chitarra ho un sacco di strumenti. Il primo che vi faccio vedere è questo, che è il mio djembé, per cui ringrazio il mio maestro Edmond, Aissi Etogo, che tiene il corso di percussioni che frequento anch'io da qualche anno. E quindi adesso siete pronti? Partiamo per questo viaggio. See.
Ed eccoci arrivati in Senegal, questo paese che ha il mare e poi è proprio al confine con il deserto. Qui, ad esempio, c'è la Parigi Dakar, no? Che arriva proprio a Dakar, che è la capitale del Senegal. Ma vi voglio raccontare oggi una storia un po' speciale in cui userò diversi strumenti, per cui vi chiedo di stare con me. Intanto saluto Silvia. Ciao Silvia, che sei arrivata. Che bellezza che sei qui. E tutti quelli che vorranno stare con me, adesso andiamo avanti. Sapete, quando io racconto questa storia dal vivo, di solito il pubblico mi risponde a un certo punto, quindi vorrei che anche voi dalle vostre case oggi lo faceste. Quindi ci sarà un momento in cui ho bisogno che voi diciate con me delle parole, delle frasi. La prima cosa che vi dico, così vi insegno anche una parola in Wolof, che è la lingua più parlata in Senegal, è proprio questa. Quando ci si incontra ci si chiede Nagadef, come stai? E si risponde Magifirek, sto bene. E quindi Nagadef, come stai? Vi chiedo Magifirek, io rispondo sto bene, sono felice di stare qui con voi. E ora vi racconto questa storia. C'era una volta una famiglia, un papà e una mamma, che ancora papà e mamma non erano perché non avevano ancora un figlio, ma un giorno la mamma rimase incinta. E erano un po' preoccupati perché non avevano tanti soldi, erano un po' poveri e avevano paura di non riuscire a poter crescere il loro bambino. Ma proprio mentre si stavano preoccupando, a un certo punto, dalla pancia della mamma arrivò una parola. La pancia della mamma parlava, eh sì, perché quel bambino che ancora non era nato era veramente un gran chiacchierone. E scommetto che tanti di voi sanno che cosa voglio dire. Il papà rimase veramente senza parole e poi le ritrovò e rispose: Ma figlio mio, com'è possibile che ancora non sei nato e già pretendi qualcosa? Passarono 9 mesi e il bambino nacque. E ancora non si reggeva in piedi che cominciò a dire: Papà, papà, dammi un bastone così che possa procurarmi un cavallo e uno schiavo. Papà, dammi un bastone così che possa procurarmi un cavallo e uno schiavo. Papà, papà, dammi un bastone così che possa procurarmi un cavallo e uno schiavo, capito? Rispose il padre. Non ne posso più di sentirti, tieni. Prendi questo bastone e vai, e vediamo se sarai davvero in grado di procurarti un cavallo e uno schiavo. E così il bambino partì. Cammina, 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 cammina. A un certo punto arrivò ai piedi di un enorme baobab. Voi sapete che cos'è il baobab? Il baobab è un grandissimo albero che si trova in Africa, ma si trova anche in Sicilia, ad esempio a Palermo. Il tronco del baobab è talmente grande che se anche ci mettessimo in 30 a farci un giro tondo intorno, aprendo bene le braccia, non riusciremmo ad abbracciarlo. È un albero veramente meraviglioso, sotto cui si raccontano le storie. Il bambino, con il bastone, tentò di prendere un frutto di quel baobab, ma non riuscendoci, a un certo punto lanciò il bastone. E il bastone rimase impigliato là sopra. E allora il bambino disse: Baobab, Baobab, ridammi il mio bastone perché io possa procurarmi un cavallo e uno schiavo. Allora il Baobab parlò. Tieni, bambino, ti regalo uno dei miei frutti. Il bambino prese il frutto e ricominciò a camminare. Cammina, 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 a un certo punto trovò proprio sul greto di un fiume e allora, utilizzando il frutto del baobab, tentò di pescare un pesce, ma la corrente se lo portò via. E allora il bambino disse: Fiume! Fiume, ridammi il mio frutto, che è il baobab, mi ha dato in cambio del bastone che mio padre mi ha dato perché mi procuri un cavallo e uno schiavo. E allora il fiume
fece uscire un pesce. Il bambino lo prese e ricominciò a camminare. Cammina, 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 ma a un certo punto... Impicchiata dal cielo arrivò un uccello, gli prese il pesce e se ne volò via. E allora il bambino disse: uccello, uccello, ridammi il mio pesce che il fiume mi ha dato in cambio del frutto, che il baobab mi ha dato in cambio del bastone perché mio padre mi ha dato perché mi procuri un cavallo e uno schiavo. E allora l'uccello, mentre volava, fece cadere una piuma. Il bambino prese la piuma e ricominciò a camminare. E cammina, 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 cammina. A un certo punto entrò in una foresta, ma la foresta era infuocata, c'era un incendio e immediatamente la piuma prese fuoco. E allora il bambino disse: foresta, foresta, ridammi la mia piuma che l'uccello mi ha dato in cambio del pesce, che il fiume mi ha dato in cambio del frutto, che il baobab mi ha dato in cambio del bastone, che mio padre mi ha dato perché mi procuri un cavallo e uno schiavo. Allora la foresta regalò al bambino un tizzone ardente e il bambino riprese a camminare con questo bastone infuocato in mano. Cammina, 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 cammina. A un certo punto il bambino arrivò dove c'era un falò, un fuoco, e vicino a questo fuoco c'era un pastore con le sue pecore. Ma appena il bambino si fu avvicinato al fuoco del pastore, subito il suo tizzone ardente cadde dentro e finì insieme all'altra legna. No, pastore, pastore, ridammi il mio tizzone infuocato che la foresta mi ha dato in cambio della piuma, che l'uccello mi ha dato in cambio del pesce, che il fiume mi ha dato in cambio del frutto, che il baobab mi ha dato in cambio del bastone, che mio padre mi ha dato perché mi procuri un cavallo e uno schiavo. Allora il pastore decise di regalare al bambino una capretta. E bambino e capretta ricominciarono a camminare. E cammina, 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 cammina. A un certo punto il bambino arrivò nelle vicinanze di un uomo. Che lavorava il ferro. Era un fabbro. La capretta era così piccola e il bambino voleva due belle corna per quella capretta. Allora disse: signor fabbro, ti prego, mi fai per favore due corna per quella capretta, così io posso avere una capretta con le corna. E così il fabbro prese del ferro e lo lavorò. Mise due corna sulla testa della capretta che... non sopravvisse! E allora il bambino disse: fabbro, fabbro, ridammi la mia capretta che il pastore mi ha dato in cambio del tizzone ardente, che la foresta mi ha dato in cambio della piuma, che l'uccello mi ha dato in cambio del pesce, che il fiume mi ha dato in cambio del... frutto, che il baobab mi ha dato in cambio del bastone, che mio padre mi ha dato perché mi procuri un cavallo e uno schiavo. Allora il fabbro, che si chiamava Fara, ecco, e che faceva anche un altro lavoro oltre al fabbro, faceva anche, ve lo dico piano perché fa un po' paura, il becchino, e regalò
morto, nuovo di zecca al bambino. E così il bambino prese il suo morto per mano e cominciò a camminare. Cammina, 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 cammina. A un certo punto cominciò a sentire degli strani rumori. Sotto i suoi piedi la terra tremava, ma non era un terremoto. No, era il re che con i suoi 100 cavalli, i suoi 100 cavalieri e i suoi 100 schiavi andava in visita ai villaggi vicini. Allora il bambino prese il morto e lo mise in mezzo alla strada e lo puntellò dietro con un bastone in modo che rimanesse in piedi e poi si nascose e aspettò che passasse il re. E il re arrivò con i suoi 100 cavalli, i suoi 100 cavalieri, i suoi 100 schiavi, e man mano che si avvicinava la terra sotto i piedi tremava, sotto i piedi della gente, sotto i piedi del bambino e anche sotto i piedi del morto che cadde e venne travolto dai cavalli. Allora il bambino andò proprio davanti al re, si inginocchiò e gli disse: re, re, ridammi il mio morto che il fabbro mi ha dato in cambio della capretta, che il pastore mi ha dato in cambio del tizzone ardente, che la foresta mi ha dato in cambio della piuma, che l'uccello mi ha dato in cambio del pesce, che il fiume mi ha dato in cambio del frutto, che il baobab mi ha dato in cambio del bastone, che mio padre mi ha dato perché mi procuri un cavallo e uno schiavo. Il re rise e poi guardò il bambino e gli disse: scegli tra i miei cavalli quello che ti piace di più e scegli tra i miei servi quello più forte e più simpatico e torna al tuo villaggio. Allora il bambino scelse il cavallo con il manto più lucido e pulito e ditemi voi se aveva un manto nero, un manto bianco, un manto marrone, quello che vi piace di più. E poi scelse lo schiavo più simpatico, più bello, più divertente e più forte. E con il cavallo e lo schiavo si rimise in viaggio per tornare al suo villaggio. E cammina, 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 cammina. A un certo punto eccolo là il suo villaggio. Ed ecco là la sua casa. E proprio fuori dalla casa c'erano la mamma e il papà. E quando si voltarono e lo videro arrivare con il cavallo e lo schiavo, rimasero a bocca aperta. Il bambino li guardò e disse: ve l'avevo detto che ci sarei riuscito. E questa è una divertentissima storia che arriva dal Senegal e io mi diverto sempre molto a raccontarla e di solito tutti rispondono questo accumulo di oggetti e elementi che vengono appunto trovati dal bambino, presi, regalati, persi, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è un gioco proprio di memoria, è una modalità orale tipica del racconto appunto, sia del griot che è il cantastorie africano, sia dei cantastorie di tutti i luoghi e di tutte le epoche. Intanto saluto Monia, saluto Emanuela che sta guardando adesso e ho visto anche Elena che non credo di aver ancora salutato, grazie che siete in tanti. Allora io adesso vi saluto con un'ultima filastrocca che invece mi ha insegnato una mia amica che si chiama Nafi e che è stata a Magenta, adesso vive in Senegal, è una filastrocca che insegna ai bambini a imparare i nomi delle parti del corpo e fa così, attenzione: tank, loco, nop, bakam, bat, bet, kemin. Tank, loco, nop, bakam, bat, bet, kemin. Tank, loco, nop,
Bakam bat bet gemin. Cosa significa? Tank, gambe. Loco, braccia. Nop, orecchie. Bakam, naso. Bat, gola. Bet, occhi. Gemin, bocca. Tank, loco, nop. Bakam bat bet gemin. Grazie Nafi che mi ha insegnato a dirla velocissimamente, poi probabilmente la mia pronuncia non è proprio la migliore, mi sto attrezzando per imparare tutte queste lingue, ma mi diverte molto farvi conoscere suoni diversi, strumenti diversi, modalità diverse di raccontare e storie che arrivano da tante parti del mondo. Ciao Sabina che è arrivata adesso, io ricordo a tutti che la diretta rimane, quindi potete andare a rivedervela, potete condividerla, noi siamo sempre felicissime se fate girare le cose che facciamo, che ci stiamo impegnando un sacco a fare. La Casa delle Culture continua la sua programmazione per tutta la settimana, vi dico che nel fine settimana ci sarà una sorpresona, quindi rimanete sempre tunnati, come si dice, sintonizzati, controllate sempre i nostri post sia su Facebook che su Instagram. E che altro dire? Vi do appuntamento a lunedì prossimo con nuove storie filastrocche da un'altra parte del mondo. Chissà, io mi sto un po' attrezzando, però come dicevo, come dico tutte le volte, se qualcuno che è collegato adesso o che condividerà, che vedrà successivamente, ha un desiderio particolare di andare a visitare qualche parte del mondo specifica, me lo scriva nei commenti, me lo faccia sapere. E io cercherò, insomma, mi attrezzerò o attraverso ricerche personali o chiedendo a tutte le persone che conosco che arrivano da diverse parti del mondo. Come dico sempre, a tutto il mondo piace raccontare, ascoltare storie, quindi a tutta la gente del mondo piace raccontare, ascoltare storie e io credo che questa sia una ricchezza che dobbiamo proprio condividere. Quindi vi saluto. E ci vediamo lunedì prossimo, rimanete sintonizzati sulla Casa delle Culture Magenta, un abbraccio a tutti voi, un abbraccio alle mie mitiche socie della Casa delle Culture, che sono delle donne straordinarie, e ci vediamo prestissimo. Grazie di essere stati con me. Ciao ciao! Nagadef Magifirek!